Bombette con o senza panatura? Scopriamolo nel video. Abbiamo deciso di fare un nuovo video bombette perché ogni volta che spariamo un video sulle bombette parte un super dibattito culturale tra i nostri fan, tra Cisternino, Martina Franca, e allora ci siamo detti: ma la bombetta, panata o non panata? Noi ci sacrificheremo per voi. Faremo due versioni perfettamente identiche delle bombette, salvo che una fila le paneremo. Ora, ci siamo un po' informati e pare che la cultura popolare di Martina Franca pretenda che la fila di bombette su uno spiedo sia composta da 5 bombette. E noi sulle culture popolari ci inchiniamo e basta, e quindi 5 panate e 5 no. Partiamo subito con la panatura, composta da pan grattato, formaggio grattugiato e olio, in modo che diventi bello dorato, perché quest'olio poi ci fa diventare croccantina la bombetta. Ora, per non offendere nessuno, non ci arrogheremo il diritto di dire che faremo una ricetta di una cultura piuttosto che di un'altra, però per fare una buona bombetta sicuramente il segreto è un bel formaggio scioglievole all'interno. E siccome noi siamo sempre laudi e ci piace la sugna, perché come dico sempre, senza sugna non si sogna, noi ci mettiamo un po' di pancetta, ma qua ci potete mettere salame piccante, prosciutto di Praga, bacon, manco ve lo sto a dire. Pezzettino di formaggio, per aggiungere un po' di crunch ci potrebbe stare anche una granella di pistacchi, di nocciole, di noci, ma adesso noi ce la facciamo così, tranquilla. E ora la parte più difficile. Andiamo ad arrotolare la bombetta, quindi facciamo prima un lembo, poi avviciniamo questi due e poi arrotoliamo, facendo in modo di stringere molto bene, così. In questo modo la bombetta rimane perfetta. Adesso è il momento di infilzarle nello spiedo. L'importante è prendere il lembo finale, bloccarlo in modo che poi rimanga così. Sono comodi gli spiedi, quelli o doppi o piatti come questo. Sicuramente quelle panate rimangono più compatte e più semplici da gestire. Quindi voi sapete che io sono zero sbatti. E adesso andiamo in cottura. Per la bombetta io prediligo sempre una cottura indiretta che me le cuocia dolcemente, in modo che all'interno si sciolga sufficientemente il formaggio, e vedrete che anche con la panatura, impostando tra i 150 e i 170 gradi, diventerà dorata e croccante come piace a noi. Al massimo una scottatina finale. Abbiamo raggiunto 65 gradi al cuore. Il maiale, come sapete, deve superare i 72, quindi adesso gli ultimi gradi li facciamo con una bella rosolatura finale. Mi raccomando, attenzione alla panatura, perché è un attimo che il pane bruci. Tac. E vedremo chi vince questa sfida, eh. Guardate che bella doratura. Bella croccantina. Anche questa super dorata comunque, esterno. Andiamo dentro. Eh sì, bello sciolto anche il formaggio. Da quale inizio? Direi da quella senza panatura, così non mi copre dopo il sapore. Si scioglie in bocca il sapore, ma la bombetta mi piace. Morbidissima dentro, con quel cuore di formaggio. La bombetta è la bombetta difficile che la si batte. Ma la mia preferita, devo dire che è...